comune vanta nei confronti delle nostre famiglie e dei nostri titolari esercenti di attività economico-produttive. Crediti considerati esigibili. Crediti assolutamente inesigibili. E lo ripeto, crediti assolutamente inesigibili che penalizzano il futuro della nostra città. E avrei tante altre cose da dire, ma il tempo purtroppo. Capaccio Pestum è una comunità, è una località famosa nel mondo e perciò chiediamo al futuro governo di non dimenticarsi di noi. Chiediamo ai futuri parlamentari di esserci accanto. Chiediamo ai futuri eletti di fare come facciamo noi ora, il vostro dovere. Ne approfitto, essendo coordinatore cittadino della Lega, per spendere brevemente una parola per Attilio Pirco. È una persona del territorio, è il candidato al collegio uninominale alla Camera dei Deputati, Eboli Sapri. È una persona e uno di noi. Con Attilio vince il territorio, vince il centrodestra, ma con Attilio Pirro, senza togliere merito agli altri, vince anche Capaccio Pestum. Quindi vi ringrazio. Buon voto a tutti. E speranza. Bravo.